Papa Francesco ha voluto indire questo giubileo straordinario della misericordia per centrare proprio sulla compassione del cuore di Dio tutta quanta la vita cristiana, in un certo senso per far sì che la misericordia sia il grande motore della vita di ogni discepolo di Gesù Cristo. Infatti nella bolla d'indizione del giubileo lui stesso dice che dobbiamo ritornare alla medicina della misericordia per far sì che trasformi la nostra vita. E nell'ambito di questo giubileo ha voluto che dei sacerdoti, da lui istituiti e presentati sia dai vescovi così come anche dai superiori religiosi, avessero il particolare mandato di assolvere dei peccati particolari che solitamente vengono assolti direttamente per mandato della sede apostolica e del Papa. Quindi noi missionari da tutto quanto il mondo, designati dai nostri ordinari, siamo andati a Roma e abbiamo partecipato prima a un incontro con il Santo Padre, a una sua catechesi e successivamente il mercoledì delle ceneri siamo stati investiti di questa prerogativa. Da una parte l'annuncio della misericordia e da un'altra parte l'assoluzione dei peccati attraverso il sacramento della riconciliazione perché tutti possano realmente fare esperienza della misericordia di Dio. L'esperienza di ogni francescano è ripercorrere le tappe che hanno caratterizzato la vita del nostro padre Francesco, quindi ciascuno vede come il Signore si sia rivelato e lo abbia chiamato ad una più intima comunione con Lui. Va e ripara la mia casa, queste sono le parole con le quali il crocifisso di San Damiano in un certo senso ha attratto il giovane Francesco, indeciso sulla via da seguire, e lo ha fatto diventare il grande cavaliere di Dio. La vocazione francescana inizia proprio da questo, dalla consapevolezza di mettere la propria vita nelle mani di Dio, nella piena consapevolezza che soltanto Dio può in un certo senso donare la pace al cuore umano che è sempre inquieto, diceva Sant'Agostino, fin quanto non riposa in Dio. Ora, naturalmente il cammino lo si inizia e poi ci sono varie tappe per quanto riguarda la formazione. Ora, io sono nell'eremo di Montoro, è un'esperienza di vita contemplativa, ma al tempo stesso anche di missione e di annuncio sempre del Vangelo della Misericordia. Don Anello Adinolfi mi ha chiamato e proprio perché i missionari della misericordia sono a completa disposizione degli ordinari e dei parroci per vivere questi giorni all'insegna della misericordia, anche perché domani è il primo venerdì del mese. Noi sappiamo che Santa Margherita Maria la Cocca ebbe proprio una rivelazione da parte di nostro Signore Gesù Cristo sui primi venerdì del mese, sulla pratica dei primi 12 venerdì, 9 venerdì, che servono proprio per una revisione di vita, accostarsi al sacramento della riconciliazione e all'Eucaristia e avere la salvezza finale, che già naturalmente è questa energia che si immette nella vita cristiana per far diventare la terra parte del paradiso che ci auguriamo di godere un giorno.